Sì, eravamo sia con l'ufficio pari o con la municipale, c'era il signor prefetto e il signor questore. L'incontro è stato cordialissimo, come sempre, perché noi a livello istituzionale siamo sempre molto collaborativi e devo dire che c'è sempre questo tipo di rapporto in città. È chiaro che davanti alla norma che prevede delle limitazioni molto contingenti sono stati valutati in maniera puntuale quelle che possono essere delle deroghe, ma le deroghe perché bisogna ce le dia. Bisogna ce le dia al Comitato e ce lo dia col Governo, quindi siamo ad una condizione che non ci consente in questo momento di fare il palio straordinario. Quindi, ovviamente siamo consapevoli di quello che sta succedendo in questo momento, ma fra questo e fare una cosa completamente diversa dal palio, io ritengo sia meglio non farlo. L'incontro con la ASL, eccetera, però sicuramente in una situazione, in un periodo dell'anno come questo e con una recrudescenza della pandemia, se il governo non ci dà delle indicazioni, delle possibilità, delle deroghe ben precise, compreso il Comitato ovviamente, perché poi si passa da lì, è evidente che noi non dobbiamo attenerci a quelle che sono le norme e non sono norme che ci consentono di fare il palio per come siamo abituati a vedere. Io ne parlerò, sì, esattamente, ne parlerò anche con tutti i priori un'altra volta per rispetto, perché le contrade ovviamente hanno dato tanto in questo periodo alla città, però se non ci sono delle modifiche significative per quanto riguarda l'accesso alla piazza, il contingentamento all'interno della piazza, le possibilità di spostamento, è evidente che il palio viene snaturato. No, ma loro sono persone, ma il prefetto e il questore sono persone che conoscono bene la città e che si immedesimano anche in quello che è il sentimento dei cittadini. Tutto questo però non vuol dire che non abbiano degli obblighi ben precisi previsti dalla legge, questo è il tema. Mi aspetto una deroga, per esempio, intanto per incominciare, che in Piazza del Campo ci possano stare almeno intorno ai 8-9 mila persone, in piedi ovviamente. Avendo cura di avere un distanziamento senza dover stare seduti, senza dover ancorare le sedie, per esempio, l'accesso alla Piazza del Campo contingentato sì, ma basandosi semplicemente sul tampone o sul Green Pass, e una distribuzione anche numerica per le 17 consorelle, ovviamente tenendo conto di quelle che corrono e di quelle che non corrono, ed eventualmente, pur facendo rimanere un plafond uniforme per tutti, anche tenendo eventualmente conto, ma questo sarà un discorso da affrontare perché ieri abbiamo anche discusso, eventualmente anche un criterio proporzionale rispetto ai numeri delle singole contrade. Questo potrebbe essere un criterio. Un'autoregolamentazione da parte delle contrade per quanto riguarda il seguito al cavallo, quindi va solo dietro al cavallo chi ha il Green Pass o chi ha il vaccino, perché sennò poi dopo si crea degli assembramenti non tanto in piazza quanto in banchi di sotto, in banchi di sopra, alle logge del Papa, in via di città, nel Casato, in piazza del Mercato, che poi sono di difficile controllo, tra l'altro magari anche con contrade anche, che hanno una rivalità e quindi del tutto legittima. Quindi questi sono i passaggi. C'è il tema del giorno del palio, per esempio, del giro per la città di tutte e 17 le contrade. Anche questo non è un tema di poco spessore perché è un momento di grandissima affluenza al palio stesso. Beh, questo magari, come è successo anche in passato, non si fa il saluto al monte, non si fa, cioè si evita il saluto in prefettura. Si potrebbe fare un saluto qui di passaggio, per esempio qui davanti al prefetto e al cardinale, se magari che sono posizionati in un modo tale che con una sola sbandierata facciamo l'omaggio a tutte e due queste autorità, sia civili che religiose.